E caro Presidente, come l'avevo già detto in anticipazione, in apertura del nostro servizio, beh, effettivamente ci saranno delle grandi sorprese, dei grandi ospiti, ma io vorrei soffermarmi, se lei è d'accordo, a queste piante molto colorate, un po' particolari, direi quasi inanimate. Questa sembra quasi un cactus magico. Se ci possiamo avvicinare, se il nostro Nicola Battaglia può riprendere più da vicino questa pianta un po' inanimata. Mi sembra che... il mago di Azer. Ha un che, ha una certa somiglianza, però vedi che è amorfo. Ecco, però se toccato potrebbe prendere vita. Si sta muovendo. È il mago di Az? Pare proprio di sì. C'è anche il suo esimio collega. Uno, due, tre. Ecco che prende vita. La devi piantare lei, mago di Az. Intanto chi siete voi? Che eravamo nel nostro ambiente naturale, bello, rilassati. Io stavo sognando di essere senza il mago di Az e lei mi fa apparire col mago di Az. Ma ancora. Questa è una grande magia, perché abbiamo Luca Galtieri davanti alle telecamere della B&B Web TV per la prima volta nella storia. Sì, è vero, nella storia, che culo. Questa poi mettiamo il bip. Allora, Luca Galtieri, il mago di Az, amici di Striscia la Notizia. Allora, caro mago di Az, Come mai piante inanimate all'interno di Fior di Miss? Perché pian piano, come per magia, si animano le Miss, si animano le piante, si animano un po' tutti quanti, perfino Luca Galtieri. Ecco Luca, io ho una curiosità, ma se tu fossi una pianta e arrivasse un pittore, un artista internazionale che con un happening artistico voglia renderti unico e irripetibile davanti al pubblico di Fior di Miss, secondo te, guardandoti, da che cosa sarebbe ispirato? Che pianta diventerebbe Luca Galtieri? Ma intanto il cactus è lui, e lì siamo sicuri, e dunque non si cambia, ognuno ha la sua dimensione. Io potrei essere un tronchetto della felicità. Perché ti piace regalare felicità o perché... Perché sono una persona positiva, gli piace la felicità e il tronchetto lo trovo estremamente sexy e diretto. Sembra quasi convinto di quello che sta dicendo. Allora, noi ti ringraziamo Luca, perché è la prima volta qui abbiamo il picco di ascolti della B&B Web TV con Luca Galtieri, il mago di Az, direttamente da Striscia la Notizia per noi. Fior di Miss, quarta edizione, grazie ragazzi, ciao. Ce la fate una chiusura da Striscia? Sì, 1, 2, 3, voilà! Allora, caro Presidente, abbiamo un'altra puntata di Uomini e Donne, abbiamo l'altra volta Filippo Pace. Un momento, io so che lui canta. Sì, un pochino, devo dire. No, è proprio un cantante, non è che canta sotto la doccia. Cioè, non è il cantante nel senso di participio presente, verbo cantare, colui che canta. Lui è proprio... Il cantante. Il cantante. Ah sì, devo dire che forse in qualche ripresa precedente ci ha dato saggio di questa bravura, ma non so. Lei ha mica un'idea? Andrei a sentire lui. Che ne pensa di farlo cantare mentre lo dipingono? Deve sentire la pittrice, ma io penso che sia d'accordo. La pittrice è intenta. Allora è d'accordo. Sentiamo un attimo. Filippo, perché non ci canti un brano un po' così a cappella, non come esito, quanto come tipo di esecuzione mentre ti stanno dipingendo? Vediamo l'effetto. Non puoi dire di no. Ah, non posso dire di no. Eh no, è la B&B Web TV, la TV Verità. Devo cantare veramente così? Sì, prima che piova, perché altrimenti ne sembra una causa, conseguenza, effetto. Con parole tue, Filippo, ce la puoi fare? Cioè, uomini e donne, tu sei uomini e allora ce la puoi fare. Imbarazzantissima. No, tranquillo. Tra l'altro, serio? La chewing gum non si nota neanche. No, non si vede neanche. Poi l'addizione, però, pensi secondo te ho bisogno di addizione? No, non ritengo, non è solo l'addizione, ma comunque. No, stiamo scherzando, perché in questo modo lui. Si riscaldo il diaframma. Esatto. Ok, così canto, parto. Cosa ci fai? No, parte con me. Ah, è la canzone. Ah, vai, allora ricominciamo, vai. Cosa ci fai? No, io sono qua a fare un servizio, dicevo. No, quale brano ci vuoi cantare? Ah, stai già cantando. Sì. Ah, vai, vai. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano. Spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano. Vorrebbero tenerti nel loro buio. Ti brucerai, piccola stella senza cielo. Ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo. Cari amici della B&B Web TV, è veramente con grande commozione che devo rilevare, nonostante non lo pensassi, che sembra proprio il sosia di Gianni Morandi. Grande, grande.
E cari amici della B&B Web TV, qua all'interno dei Fior di Miss, come poteva mancare la fior delle Miss, colei che ha vinto l'edizione 2006. Siamo, come sapete, alla quarta edizione e siamo in compagnia di Silvia Buscaglia. Ciao Silvia. Ciao, ciao a tutti. Allora, ho tante cose da chiederti, ma purtroppo i tempi televisivi stringono sempre. Allora, tu hai vinto la prima edizione del 2006, innanzitutto che esperienza è stata per te? Beh, intanto, siccome è stato il primo anno, è stato un onore vincere questo evento e mi sono divertita, è stata una bellissima esperienza. Andando avanti con gli anni comunque si sono sempre organizzati sempre meglio e alla fine la gente, conoscendo questo evento, è venuta sempre più numerosa. Un bel sottofondo qua a Fior di Miss, sentite un po' di musica, avete visto la bellezza delle ragazze, la bellezza dell'arte. E allora, per esigenze di completezza, vi ho portato due grandi ospiti direttamente dalla danza. Guardate un po' chi c'è alle telecamere della B&B Web TV, Ilaria e Rick. Ciao Riccardo, come stai? Bene, tutto bene. Tutto bene? Ciao Ilaria. Tutto bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, Fior di Miss, innanzitutto, vi piace, non vi piace? Qualche commento a caldo? Ah, a me piace. Che cosa in particolare? I disegni. I disegni, e tu? Beh, la bellezza delle ragazze, la femminilità che esprimono. Senti Ilaria, tu che sei maggiorenne e quindi possiamo farti una domanda. Hai visto che c'è anche un modello dipinto? Ti piace, non ti piace l'idea anche di associare il dipinto all'uomo o la lasceresti Fior di Miss proprio una esclusiva femminile? Ma ovviamente Fior di Miss, la parola stessa indica femminilità, espressione di femmina, proprio di donna, e casualmente ho visto un ritratto con una ballerina in posizione, quindi io quando l'ho visto ho detto bellissimo e quindi... Sei sentita ovviamente protagonista. Allora, tante cose avete già fatto nonostante la giovanissima età, ricordiamo 18 anni per Ilaria e soltanto... 11. Pensate, 11 anni e già... Ballano ovviamente da grande, non soltanto con i successi grazie al Michael Jackson, ma anche tanti altri. A tal proposito, quali sono i vostri progetti, qualche sogno nel cassetto? Voi ne avrete tanti data l'età. Beh, certo. Allora, un progetto che stiamo cercando di fare, di concretizzare, è un nostro spettacolo, interamente nostro, basato sulla musica pop. Quindi grandi artisti della musica pop, a partire da Michael Jackson, da Madonna, da Justin Timberlake, da Britney Spears, e stiamo cercando di essere operatori al massimo per cercare di portare a termine questo progetto che sta iniziando. Allora, noi facciamo tanto in bocca al lupo, i nostri amici ci salutano, ce lo fate un saluto agli amici della B&B? Ciao ragazzi, auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti. E tra gli ospiti, gli amici qua a Fior di Miss 2009, c'è anche il noto storico dell'arte antica, Matthew Moss, a cui diamo il benvenuto. Buonasera, signor Moss. Allora, vorrei gentilmente una lettura da storico dell'arte, esperto di conservazione e anche di restauro, di una kermesse di questo tipo, Fior di Miss. Ma quello che posso dire è che quando vedo un kermesse tipo Fior di Miss, lo vedo nel contesto storico, non è una cosa nata da niente. Perché nel senso che, magari dico che tanti anni fa abitavo in Australia e lì c'è già una specie di Fior di Miss agli aborigini, nel senso che in certi momenti fanno proprio la stessa cosa, coprono il corpo con i colori, con le... non i bei colori qui, i fiori, ma disegni astratti, in colori tipo ocra, bianco, di creta, colori di terra, che usano per quasi lo stesso motivo, cioè cercano di dare un significato più del solito al corpo umano. La differenza ovviamente è qui, che qui stiamo parlando di belle donne italiane.